Un saluto a tutti. Ero lì per dire sì alla famiglia tradizionale formata da eterosessuali, in quanto, almeno da quel che mi risulta, è l'unica forma di riproduzione autonoma e naturale. Ci tenevo a sottolinearlo, mi sono sentita accusata di omofobia e, personalmente, questo termine non mi appartiene, così come mi risulta aberrante ogni forma di discriminazione. Vi sto leggendo alcuni pezzi di una lettera molto bella, a mio giudizio, della signora Angela Bergamaschi, che è apparsa sui nostri giornali nei giorni scorsi. Dopo la manifestazione, ne avrete visto le immagini in TV, avrete letto sui giornali, delle sentinelle in piedi, persone che si mettono in piedi, erano in piazza Mazzini, leggendo un libro per una mezz'ora, persone che manifestavano in questo modo, mi pare in silenzio e dunque anche molto civile, leggendo un libro, le loro idee che sono a favore della famiglia tradizionale tra uomo e donna. Il tema, voi sapete, è quello delle famiglie omosessuali, con tutto quel che ne consegue. C'è stato anche un importante referendum nei giorni scorsi in Irlanda che le ha ammesse a grande maggioranza. Ebbene, qual è il problema? Il problema è che queste persone a Bolzano mi pare abbiano manifestato le loro idee con molta civiltà, moltissima, sono state però contestate dagli oppositori ed è arrivata anche la polizia che le ha tenute a distanza. Ci sono stati degli insulti contro queste persone e via dicendo. Bolzano, l'Alto Adige, è una terra sostanzialmente civile e tollerante. Continuiamo ad esserlo. Io, ad esempio, e vi dico la mia, l'ho già detta anche alcune volte, sono per rispettare al massimo le coppie omosessuali. Io sono per i Pax, che i loro diritti di amore, di affetto, anche economici per questo impegno che prendono insieme, siano rispettati sino in fondo. Sono però contrario ai matrimoni tra omosessuali, perché lo ritengo sbagliato. Come sono contrario, e penso che si possa dire, alle adozioni da parte delle coppie omosessuali, a meno che uno dei partner della coppia non abbia già dei figli. È sbagliato questo? Può essere, però penso di poter dire liberamente questa mia opinione senza per questo venire insultato e via dicendo. Sono anche contrario, molto contrario, alla pratica degli uteri in affitto. La ritengo una cosa aberrante, vergognosa. Si può dire questo tranquillamente, facendosi ascoltare dagli altri, senza venire aggrediti e insultati? Beh, da noi dovrebbe poter capitare. Un saluto a tutti.